Buon pomeriggio a tutti e questo è il nostro primo approfondimento che facciamo per quanto riguarda i video degli anni della nostra infanzia. Esatto. Perché lui mi aveva sfidato, tu ti sei autosfidato, tu mi hai sfidato. Nel prossimo episodio tu porterai la sigla completa versione tua di Dragon Ball. Lo sto dicendo. Io non ho detto niente. Infatti, io mi sto trovando in mezzo a questa disputa. Mi hai sfidato dicendo intanto, facendo l'azione della serie. Scusaci, Giorgio. Giorgio, scusaci. Giorgio Vanni, stica. Numero 2. Tu hai detto che tu la potevi fare meglio di Giorgio Vanni. Io ho detto questa cosa. Sì. Ci sono i video. Forse sì, sai. Ci sono i video. Io ho detto, la saprei fare meglio io con lei che canta. E questo è quello che ho detto. Io avrei fatto meglio la musica e lei avrebbe fatto meglio il cantando. E quello è qua, c'è che canta. E tu questo che è quello che ho detto. Quindi non ti ho sfidato. Tu ti sei buttato. Comunque. Scusati con Giorgio, intanto. Non mi scuso con Giorgio. Giorgio si deve sentire lusingato di questa esibizione semi estemporanea. Semi, perché dico semi? Perché loro due sono fatti una passeggiata, io ho studiato tutto il pomeriggio e adesso sono pronto per fare questa sigla di Dragon Ball Z. Anzi, di What's My Destiny Dragon Ball. Bravissimo. Per essere specifico. Titolo che gli ha dato Giorgio Vanni. No, per così per ricordare, allora io non so se puoi avere intenzione di cantare. Io il testo me lo ricordicchio male, quindi anche perché comunque non sarei capace di andare comunque a tempo in ogni caso. Cioè, okay. Però, se durante l'esibizione mi piace pensare in grande. Wow. Durante l'esibizione. L'esibizione. Avete voglia di magari aggiungere delle. Dei. Cosa vuoi? I coristi, le ragazze. Dei contenuti. Non lo so, cosa vuoi? Basta. Vabbè, comunque io ho capito quello che. Io no. Perché è sempre così. Lei capisce quello che dico. Tu non lo sei tipo. Dov'è il Peppino? Ho detto tutto. Ho detto tutto. Ma che ho detto tu? L'importante nella comunicazione è che l'altro ti capisce. Ma io non ti ho capito. Vabbè, siamo uno su 50% mi ha capito. Posso iniziare? Momento. Non posso iniziare. Scusatemi. Scusate per la breve interruzione, ma stavo facendo l'errore dell'altra volta. Cioè? Non accordare la chitarra. Ed effettivamente c'erano due corde scordate. Dopo l'aver accordato. Io non canto perché non mi ricordo le parole, diciamo, perfettamente. Secondariamente, cioè, io non sono un musicista professionista, anzi, sono tutt'altro. Però, siccome voglio rispondere alla tua sfida. Vai, chi può cantare, canta, va. Una sfida auto, tipo Barney Stinson. Chi vuoi cantare? Challenge accepted! Challenge accepted. Ma chi l'ha fatta? Lui stesso. Giorgio. Ripetiamo da capo. Scusa. Ho sbagliato io l'accordo. L'attacco era giusto. Ho sbagliato. Ripetiamo. Ci riuscirò! Ti preoccupare, andiamo avanti!
Ci riesco. Giorno 105. Ancora non siamo riusciti a fare Dragon Ball. E dobbiamo parlare ancora di tanta, tanta roba. Qualcuno ci sa. Oh, ragazzi, un altro tentativo. L'ultimo tentativo. Cioè, gli ultimi tre tentativi. Posso avere tre strike come quelli di... Ma ne hai fatti 15. Voglio avere gli ultimi. Cioè, magari a baseball eri out. Sì, ma poi ci ritorno. Ma quale ritorno? Cioè, non lo so. Di fiamma, di a fuoco. Oh, ragazzi, ci riprovo di nuovo. Però voglio dovete cantare più lentamente. Ma che cosa vuol dire? Cioè, noi siamo un giusto. Noi dobbiamo seguire te, capito? Quindi vai. Anzi, noi cerchiamo di. Ma cosa fai al contrario? Cosa fai? Io se non vuoi. Ce la fai. No, dovresti fare. Ce la fai? No. Okay. Okay. Sei. Un minuto. Ci riprovo per l'ultima volta. Cioè, per l'ultima tre volte. Cioè, voglio gli ultimi tre tentativi. Cosa sa di semifissima parola? Ha agganciato adesso. Non l'ha fatta la nuova edizione Giorgio Vanni. No, ma posso andare? No! La suona così. Ma se non ce la fai. Ce la faccio. Te lo giuro, sarà. Perché mi metto in modalità tipo campeggio e ci riesco. Forse vuoi. Oggi c'è Jason non gli ti squadra. Forse in modalità campeggio può funzionare. Fate un po' di atmosfera, prendete un accendino e fate tipo... Sì, aspetta, l'accendino manco uno. Ma tu non hai l'accendino con la fiamma! Aspetta. Questo è il mio. Beh, non fa tanta fiamma. No, fa elettricità. Vabbè, ci provo. Devo riprovare l'ultimo ritorno, il primo ritorno, perché il primo ritorno era dal secondo, sono accordi diversi, perché sono di, credo, una o due tonalità diverse. Quindi? Devo ripassare un secondino. Ok. Ultimo tentativo. Ci mi affondo, perché questa volta con la modalità campeggio funzionava. Hai visto? Vabbè. Certo, non funziona per, non funziona per la mia schiena. Anzi, per voi, no. Per campeggio, eh. Cioè, il classico campeggio. Ma io sono... Il cuscino poggiato dal divano. Ragazzi, io sono veramente vecchio. Cioè, lo sapete. Camping. Io, diciamo, i 30 anni non devo più fare. Beh, manchi 40. No, non esageriamo. Non c'è niente. Ma davvero non c'è niente. Ma chi te l'ha detto? Ripartiamo. Guardando il mio più nuovo
Ultimo tentativo. Sì, Ultimo tentativo e poi faccio, in caso faccio un montaggio delle parti migliori e lo metto tutti insieme. Escalità. Questa è la bella, questa è la bella. Concentrazione. Concentrazione, concentrazione. Dopo il fa c'è sempre un do. Dopo il fa c'è sempre un di do. Perché Dio la fa e lei la do. Sì, era quello. Dopo un fa c'è un do. Ma questa cosa dove sei riuscita? Cioè, non lo so, però era quello. Dopo un fa c'è un do. Ma scusami, questa cosa si può classificare come bestemmie? Perché sennò no, la dai. No, no, non credo. Ok. Se ci tirano giù il video, il canale, sì, vabbè. Cioè, sei finito. Cioè, tu sei finito. Chiesa. Ci mandano le di protesta. Tu sei finito. L'ultimo. Oh, mi scivola dalla chitarra! E capita, che c'è? Cioè, ti giuro, se non lo fai bene. Ti giuro che è successo anche a chi? A Bob Marley. No, Brian May. Tu sai chi è Brian May? Ma sono miei? Ma tu sai chi è Brian May? No. Ma a tutti gli capita di fare dei... È il chitarrista dei Queen. E quindi? Può capitare, anche, penso che sia quello anche a lui, no? E lui era seduto con le gambe incrociate nel soggiorno di casa, allora, con un cuscino dietro la schiena. May ti suona anche in quando stai giù, quindi capisci che se lui scivola la chitarra è un dettaglio futile. A te se scivola per come sei messo sei stupido. questo è il tuo tentativo, basta, anche perché dopo stacco il video. Cosa state pensando? Lo so, sono d'accordo con voi. Sono una pippa. Al sugo. E la chitarra non fa per me come nessun altro strumento musicale. Ma l'importante è chi mi sia divertito. Provateci. Quello è il messaggio da l'importante dare. L'importante è provarci. Ai ragazzi di oggi. Commentate se lui ha superato la sfida, ovviamente no. No, non commentate. Sì. No, aspetta, ho un'idea migliore. Provate a farla anche voi. Non migliore della mia, ma c'è? Peggiore della mia. Noi abbiamo una pagina TikTok, giusto? L'avete chiamata? Borderline Italia, grazie. Io non l'ho mai vista questa pagina, perché ho detto, io voglio semplicemente gestire la parte YouTube. Gli altri social sono... Mettiamo il link poi in descrizione. Mettiamo come hashtag, che so... Allora, possiamo mettere come... Hashtag Border Zero. Ok,
mettiamo come hashtag di TikTok Border Z, e dovete riuscire a farla male come su la facciamo TikTok, noi? Su Instagram o su YouTube mandate poi il link via mail privata. No, possono anche commentare nei nostri... No, c'è in automatico YouTube... No, YouTube mi, poi mi dice se è un potenziale spam e possono io ad accettarlo. Ah, ok, allora metti... Lo potete mettere anche su... Dove... Mettetelo dove volete voi. Lo metto nei commenti, poi lo cercheremo. Dove volete voi. Esatto, cosa mai... Faremo sapere. Risposta, metto... What?